splende il sole su Udine non solo a livello meteorologico, che non fa mai dispiacere, ma anche per quanto riguarda la serenità del momento dell'Udinese. Bisognava dimostrare maturità? Beh, eccola qua, in dosi massicce tra l'altro. Bisognava fare la partita giusta contro l'avversario più disastrato del campionato ed eccola qua, di nuovo. La lista potrebbe essere lunga effettivamente. Di motivi per sorridere ce ne sono, perché la soglia dei gol fatti era già stata superata e ora si punta a stracciarla, perché i punti sono già stati migliorati rispetto al bottino dell'anno scorso, con ancora 7 partite all'orizzonte, perché il decimo posto non è proprio così una chimera. E a proposito del primo dato, i gol fatti, i 12 segnati nelle ultime 4, ergo 3 a partita, sono davvero un sintomo positivo per la crescita dei bianconeri. Un Udinese efficiente ed efficace ieri, anche senza le 11 reti dei centrocampisti Fofana e Yankto, e con un Terò appena ristabilito da un infortunio muscolare. Buone le indicazioni da parte del francese, anche se i sigilli sono arrivati da Zapata e De Paul, decisivi sempre di più. Quarto gol e mezzo nelle ultime 5 partite per il colombiano, e nemmeno il più fatalista ci potrebbe convincere che questa sia soltanto una coincidenza per quanto riguarda i 5 risultati utili consecutivi della squadra di Del Neri. La doppia cifra in stagione è raggiunta, in campionato vicinissima, e anche il titolo di miglior marcatore dell'Udinese non impossibile da raggiungere per un ragazzo che ha sempre speso tanto e che ora raccoglie i frutti del suo momento positivo. Poi c'è De Paul, in una crescita davvero incredibile, come abbiamo spesso detto, la vera e principale scommessa vinta da Del Neri, che ha rifiutato l'idea di trovare la sua ideale collocazione in campo, ma lo ha reso perfetto nella zona che lui gli ha cucito addosso, ed è tornata a splendere quella numero 10 che per più di una decade ha fatto urlare di gioia l'Udine calcistica, perché senza voler scomodare paragoni comunque prematuri, quel gol in quella porta lo avevamo già visto 5 anni fa, ma anche altre volte, gol almeno simili. Certo, magari per arrivare a questo Rodrigo dovrà crescere ancora molto in tecnica e fiducia, ma la strada tracciata sembra quella giusta, perché anche se baciati dalla fortuna e dalla negligenza degli avversari, i due numeri 10 si somigliano anche nella seconda realizzazione. Il calcio poi è sogno e non si deve mai smettere di pensare in grande. Non si è ancora fatto nulla, ma il sole splende e il futuro sorride. Vi invito tutti a fare il balletto di De Paul e Zapata, perché bisogna anche festeggiare, celebrare l'Udinese. L'obiettivo decimo posto? Ce la può fare? Lo chiediamo anche a voi da casa, insomma siamo sorridenti dopo l'ennesimo risultato utile consecutivo, il quinto non accadeva dal 2013, quindi qualcosa effettivamente è cambiato. Ne parliamo questa sera, benvenuti al Tonight. Ciao Stefano Giovanpietro. Ciao Marina. Hai il fiatone, perché sei arrivato di corsa. Sono arrivato di corsa e potrei anche scappare da un momento all'altro dalla trasmissione, perché dobbiamo aggiustare le ultime cose. No, scherziamo. Ah, okay, no, messaggi così. Che, come visto vedi, che mi sono messa da lavoro. Già arrivando, esatto, camicia perché di se jeans, serve qualcosa da... Esatto, se dobbiamo tirare qualche cavo possiamo fare affidamento tranquillamente su di te. Già, vedo 349-308-1741 per scrivervi, si parla già degli obiettivi. Sì, li vedi, no? Li vedo, vedrai, vedo... anche ovviamente tutti i complimenti che arriveranno. Sai cosa vedo di bello? Siccome lì c'è il preview, amici da casa, vi svelo qualche piccolo retroscena, e c'è qualcuno che ha la foto profilo di WhatsApp, la bandiera del logo dell'Udinese. Non, non sono assolutamente pochi, anzi sono meravigliosi, sono parecchi. Oggi si parla di tanti argomenti. Allora qui Udinese, altro che solo. C'è posta per te. C'è una busta, c'è una busta. Franco Causio, quella busta l'aprirà dopo. Va bene, quindi devono rimanere per capire cosa c'è dentro quella busta. È lì, fai vedere la busta, Franco, perché fai vedere solo che c'è suspense. C'è la busta, poi sveleremo cosa non c'è. Non aprirla, ecco. Abbiamo ciao Franco Causio. Buonasera. Hai visto come si è trasformato Max Moras in una settimana? Beh sì, è un po' ingrossato. Ciao Davide. Ciao Marina. Ciao ma cara. Che bella la tua GSA. Dai, butta bene. Mi sembra che vada bene per il nostro sport in questo periodo, no? Fra il ballone e il basket, butta bene. Bravo, bravo. Sì, ma vi porti via il telecronista che è più bravo l'altro po' a fare alla canestro. No, togli un altro po'. Eccezionale. Bravo, Michalic, bravi tutti. Ieri mi ha abbandonato. Ma cosa, ci vediamo stacchio a partire? Perché ha capito qual è lo sport di punta. In fretta e furia. Bravo, proverò a sbocciare. Grazie, grazie, bravo Guido. Guido Comirato, buonasera a tutti. Eri e ieri ti ho visto lì allo stadio presente. Ma sono da 50 anni presente. Appunto, no, ma ti vedevo ma attivo lì in campo. Se, che corre... se contiamo le partite, vedete vedere quante ne ho fatte. 50 anni, no, dai. Amichevoli comprese, Coppa Italia e Europa. Senti, se tu sono 50 anni ho le 8:40. No, 40 no, ma insomma, vado a ruota con 30, 30 o le 8? No, 30 no, 20. Io sono oltre 20, dai. Sono 20 io? Quindi, vabbè, ma tu oggi hai sei fatto capire che vuoi, sei l'erede della Carlucci, tra Papu Dance, tra The Paul Dance, ormai
tu ormai punti alle, alle stelle e ai balli. È carina quella cosa. E tu non l'hai vista ballare la samba a casa mia? Non l'hai vista, vedi? Ecco. Era un bel vedere. No, dunque, ieri tra il bel vedere c'erano tutti questi bimbi allo stadio. Meravigliosi. Poi tutti dipinti di bianco nero. C'era Cartunia ieri. Ma tra l'altro sono impazzito. Sentire la voce di Pietro Ubaldi, vedere, dare un volto alla voce di Doraemon, del gatto Giuliano. Io ieri anch'io quando ho visto questo personaggio meraviglioso, che comunque è un doppiatore fantastico, e sentivi fare la voce di personaggi dei cartoni. Sì, di... sì, perché è un omone. Comunque poi, una bella iniziativa. Se vuoi, abbiamo anche un video pronto, se te lo vuoi riassunto in un minuto perché il prepartito. Quando poi De Paul ha segnato, il secondo, c'erano tutti i bambini che sono scesi giù così felici, cioè vedere i bambini contenti, entusiasti. Comunque innanzitutto, a fine puntata facciamo il balletto di De Paul e Zapata, te lo insegno nella pubblicità. quando si allenava la squadra sono scesi, e tu senti i bambini che hanno questa voce, no? Così, e salutavano, gli mandavano i baci. Io penso che sia una cosa bellissima. Sì. Questa deve essere la strada. Sì. Vogliamo vederli subito? Sì, vediamo. Volete vedere il bambini minutino subito? Perché magari sono lì. Poi ci sentiamo anche, bambini. Anche le urla del Poma, però è un bel video. No, proprio il Poma, se non lo sentiamo bene. Beh, lo sai che lui poi... Stefano, se non sentiamo Poma è meglio. Sentiamo i bambini. Beh, però abbiamo riassunto proprio quello che è stato prepartita. Il ciao video Poma. Con Udinese e Genoa, prepartita in un minuto. Ce lo andiamo. No, bello, bello. Just mop it, show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket, I peep the way that you rockin' with that bang bang. Girl, stop it when I just bang bang and pop it, while the club crowd are just watching. Work it out, got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out, and it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out, and you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out, it's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Said a hustler's work is never through. We making it cause we make it move. E c'è il gol! Ancora Udinese, Udinese! E il Pantalone a Duvan Zapata! Udinese 2, Genoa 0! Zapata! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Allora, te lo dico caro Campazzo, piano, 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 ti stanno facendo male, eh? Bene così, forza Udinese! Non sono Campazzo, però... No. Lo svegliamo questo retroscena, perché Campazzo aveva chiesto a De Paul e Zapata di fare piano con il suo Genoa, ha detto... Lo suoniamo come un piano, il Genoa, hanno detto i due ragazzi. Ci ha azzeccato Campazzo, perché è stato detto 3-0 per l'Udinese, ha azzeccato il risultato. 3-0, però... un altro proprio con quei due marcatori. No, che bello, però non hanno esultato con il piano, per fortuna hanno... No, l'ha fatto al terzo gol, poi l'ha fatto il piano, poi l'ha fatto. Non te lo sei riuscito ad evitare, no, ma io fatto. Avevo visto solo il ballo. No, l'ho visto io benissimo, De Paul. Ma era dedicato a Campazzo veramente? Sì. Molto bene. Caro Franco, ieri ci siamo visti lì allo stadio, mancava solo Mikalic che era impegnato, insomma, giustamente. Sì, ma lui aveva la testa in altro posto. Era giustificato, giustificato. Ci siamo divertiti. È stato divertente. Ma ci siamo divertiti perché, sai, la squadra ormai ha un'identità. Io credo che ha un'anima, chiunque gioca sa cosa fare, ha una cosa ben precisa. Io penso che Del Neri abbia dato veramente un qualcosa di importante a questi ragazzi, nonostante che mancavano due giocatori importanti per me. Sì. E due mezziali che hanno fatto 11 gol in due, Fofana perché è infortunato e Janko perché era squalificato, non si è sentita la mancanza, perché Lucas Evangelisti per me ha fatto una gran bella partita quell'ora che è stato in campo. Badu, sappiamo quello che è, Alfredson uguale, e poi la crescita settimana dopo settimana di De Paul, di Duva, ormai io ho già detto e ridetto già che quello che c'era da dire, che quando cominciava a far gol non finiva più, per me sono 4,5 gol, perché anche quello della settimana scorsa di Torino per me è gol era suo, però è stato dato a Perizza, pazienza. Io credo che la squadra in questo momento, come ho sentito anche prima che ha detto Stefano, hai fatto 40 punti a 7 partite dalla fine, l'anno scorso ne avevi fatti 39 alla fine del campionato. Direi che questa è una risposta importante sia dell'allenatore che i ragazzi stanno dando.
Direi che è anche bello così andare allo stadio. Ieri comunque c'erano 16.000 spettatori. C'è il video di Lillo anche. Dalla curva. Direttamente dalla curva ce lo manda via. Grazie. WhatsApp. Vedi molto carino questo video, possiamo anche farlo vedere. Eccolo qua proprio. Con la curva che ieri, ricordiamolo, tra l'altro ci siamo divertiti con il ballone, ha fatto 20 minuti di sciopero. Appena si è cominciato a risentire il brusio della curva, tac, è arrivato il gol. È arrivato il gol, è stato incredibile, è vero. Vedi, c'è anche il sonoro. Grazie Lillo, il messaggio adesso li facciamo vedere tutti. Sì, stanno arrivando. C'è grande entusiasmo. Michalic, tu hai visto i gol, perché ovviamente eri lì che... GSA, palloni prima cosa che volavano, faccio torno... Steno Coie che faceva meraviglia. E salta il ragazzo. Mamma mia. No, quando torno a casa la prima cosa che faccio è guardare i gol dell'Udinese. No? Quando non riesco a venire, di solito riesco a fare la copiata. No? A proposito, stasera ti concedo qualche minuto di ritardo, appena finisce la trasmissione torni a casa e mandiamo la partita integrale, il 3-0 dell'Udinese sul Genoa. C'è la voce di Franco Causio, è meraviglioso, allora c'è anche lui. Michalic imperatore, insisto. Qualcuno mi prende in giro. No. L'ultima volta hanno detto sindaco. No, adesso, sì, vabbè, qualcuno. Governatore. No, però insomma, è bello, l'Udinese sta andando bene. Io poi, dico, ieri mi dispiace, ho visto il primo tempo in televisione e poi sono andato al palazzetto. Sì, no, se no, ma di solito vengo, però ieri non ho voglia di fare cose di corsa, di fretta. I due gol li hai visti? Visti, poi l'ho rivista la sera, mi sembra, comunque era un 3-0 scritto. Io su un'altra televisione, un intermittente, avevo, cioè non perché faccio il figo, ma era prevedibile ipotizzare un Genoa. Io a parte che non capisco i tifosi, cioè veramente, mi sembra che si stiano ammazzando da soli, anche i genoani, no? Io posso immaginare che la situazione sia difficilissima, credo che Preziosi non sia... il presidente migliore del mondo per tanti motivi, anche per molti retroscena che mi hanno raccontato, magari Guido sa più di me. Io intanto vado a Roma ultimamente in federazione e mi raccontano magari qualche cosa su Preziosi, che credo sia anche vero. Però da questo a fare queste forme di protesta autolesionistiche credo che non faccia bene a nessuno. Dovrebbe tornare Juric per la cronaca. Penso sia scontato. No, lui hanno fatto la protesta perché ha dato via tre giocatori importanti. È già al lavoro. Eccolo qua la contestazione. Sì, è arrivato oggi. Il siluro a Mandorlini è stato inviato stamattina, era già a Pegli. Juric. Sì, sì. Era lì l'allenatore, ha capito l'antifono, doveva presentarsi comunque all'allenamento, parlo di Mandorlini, gli hanno comunicato che non è più l'allenatore perché fuori dalla porta c'era Juric. Con la sua auto bianca. E lui è andato via. Diciamo che Mandorlini ha pagato colpe anche non sue, ma ci ha messo anche del suo, perché forse credeva di avere la bacchetta magica, forse non è riuscito a cattivarsi la simpatia della squadra, e questo è un compito importantissimo da parte di un allenatore. Se un allenatore non sa fare lo psicologo, non può fare l'allenatore. Del Neri ha, per esempio, ha dalla sua il gruppo è con lui, tutti sbavano tra virgolette per Del Neri i giocatori, ma lo difendevano anche quando le cose non andavano bene, avevano capito che questo è un allenatore credibile e lo stanno seguendo, i risultati si vedono. Mandorlini non lo hanno colto bene, perché il primo giorno di lavoro, i primi due giorni di lavoro hanno detto no, questo è qualcosa che viene a insegnarci cosa. Ma quello che vuoi, però se guardiamo i risultati che ha ottenuto Mandorlini, sì, è vero, hanno vinto a Empoli, ma Empoli non è vero. Però hanno subito 5 insuccessi. Fai bene a dire, l'Empoli è in caduta libera. Beh, se quella carta dell'inizio di stagione io ho scritto i tre nomi e uno di questi era l'Empoli. Perché io ho detto Crotone e Pescara. Mi sa che Crotone invece... Beh, Crotone insomma, lì a meno 3. Grazie all'Inter, il campionato è diventato più interessante adesso. Grazie all'Inter ci mette sempre del suo. Sono dei vertici in corso, Guido, lì. Sì, ma però fammi dire una cosa. Io ti ho sentito dire, per l'amor di Dio, non voglio contestarti, e leggo i tifosi, i telespettatori che dicono decimo posto. Ma io dico, al nono posto c'è la Sampdoria, che ha un punto di più del Torino, che è il decimo. E allora se l'Udinese deve puntare al decimo, perché non deve puntare al nono, considerato oltretutto che la Sampdoria al penultimo atto del torneo deve venire a Udine, che in teoria i 5 punti di vantaggio che la Sampdoria non ha sono 2. Sì. E semmai il più pericoloso per la corsa al nono posto è il Torino, perché è più squadra il Torino della Sampdoria. Il Torino, abbiamo visto anche ieri, è andato a vincere,
Il Torino sarà duro arrivare a prendere il Torino, ma se l'obiettivo dell'Udinese deve essere il decimo posto, attualmente occupato dal Torino, beh, allora dico anche il nono. Perché c'è un punto di differenza. No, bravo, c'è un punto di differenza tra Torino mi e Sampdoria. C'è questo ottimismo. Se, bravo. Però le partite, cosa cambia? Le partite prima, cosa cambia? Bisogna giocare le partite prima. Ci dice il nono. Non si possono vincere a parole. La Sampdoria deve ancora giocare. E non è che tu abbia già Franco, vinto, non tu hai già per scontato i tre punti in battaglia, no, no, gioca la prima, no? No, no. Se io ho detto il Torino è a 4, la Sampdoria a 5, perché dire solo il decimo? Io, allora, se uno dice puntiamo all'ottavo posto, no, perché la Fiorentina non lo prenderà mai, no. Ma 5 punti di ritardo, al di là che la Sampdoria deve venire qui o non venire qui, non ha importanza, e comunque se viene qui è sempre un vantaggio per l'Udinese. Perché non puntare anche al nono posto? Dimmi perché. Questo sto dicendo, fare Franco, più consumo? Sì, allora, dai. Non ti sto dicendo l'altro a proposito di classifica. Non ce la farai che le partite vanno giocate, lo so che vanno giocate. No, non hai capito. Tu hai dato già tre punti, battuta già la Sampdoria. Dico, bisogna giocarla, non è facile. Ma lo so che bisogna giocarla. È una partita difficile. Franco, lo so che bisogna giocarla, però preferisco giocarla in casa. Hai ragione, ma ti sto dando ragione. Giocarla col Torino. Non ti arrabbiare. So che sei arrabbiato per la scoppola dell'Inter di ieri a Crotone, ma stai tranquillo. Anche perché lo scontro diretto potrebbe avere un ruolo decisivo a proposito di classifiche che si stanno delineando, per informazione. Si sta giocando in Serie B Novara Verona, Verona in vantaggio 1-0, importante in chiave promozione, si rigardi su assist di Luppi, e in serie in Lega Pro un'altra partita importantissima è Padova Venezia, ancora 0-0, siamo alla mezz'ora e quella il Pordenone la segue da vicino, perché il Padova attualmente la staccherebbe di un punto, ovviamente al Venezia ormai è promosso, live il Padova sarebbe a 63. Direbbe il Inzaghi, calma, ti direi. Il Venezia ha bisogno praticamente di un punto, due, dai. Diglielo a lui, guarda che lui è il Parma ieri è riuscito a perdere contro una squadra che non paga gli stipendi da mesi, sono arrivati in pulmino al mattino. Diciamo che il Parma anche dopo ha giocato, ha beccato due gol in casa. Notti, eccetera, eccetera, non ho più trovato il bandolo della matassa. Caro Oleotto, ieri c'eri, sì, ci siamo incrociati, sì, ci stavamo mangiando una tartina. Se vuoi, dico anche la mia. E anche domani ci no, sarà. Io so, Guido, che tu non ami, cioè uno ti dice una squadra gioca bene. Gioca bene, cioè, no, ti nel campionato perfetto, conta hai ragione, far punti. Hai ragione. No? Però io ritengo che sia il Torino che la Sampdoria, soprattutto perché gioca bene, hanno un attimino qualcosa più dell'Udinese in questo momento, anche perché l'Udinese ha perso, secondo me, qualche giocatore importante e, come hai visto, contro il Torino, il non avere tanti cambi magari ha inciso nel momento proprio chiave, no? Quando dovevamo mettere inchiodare il Torino, eravamo 2-0 e De Neri si è girato verso la panchina e non aveva, perché insomma gli infortuni, le squalifiche hanno inciso, anche incidono un po' sull'Udinese in questo momento della... Poi c'è Samir, adesso siamo un po' tutti in apprensione. News? No, perché gli esami li sostiene domani, però un trauma contusivo, questo già ovviamente è una buona notizia, perché tra contusivo e distorsivo. Di ginocchio sinistro nel contrasto con Simeone in cui c'è stato questo infortunio. Ha sentito un movimento strano. Esatto, però non possiamo sbilanciarsi. Bisogna fare gli esami. Di solito Caro si aspettano le consuete 48 ore prima degli esami. Ti ricordi? A proposito, faccio una divagazione. A proposito, attenzione, perché è importante. Quelli che dicono la squadra gioca bene, oggi ho sentito per radio, tanto per cambiare, e lì sono d'accordo con Franco Causio, e fa, gli chiedono a Prandelli perché il Napoli, che gioca questo grande calcio, non è prima della Juventus, che è solo concretezza. La Juventus è concreta, gioca bene al calcio. Allora, questo Napoli, adesso non stiamo a incensare troppo il Napoli, il Napoli a me è simpatico, per l'amore di Dio, gioca anche bene, però nel momento della verità, in cui deve tirare fuori qualcosa di diverso, deve fare il salto di qualità, inciampa. E quindi non mi si venga a dire il Napoli gioca un grande calcio, preferisco quello della Juventus, perché quando si è concreti si gioca anche un grande calcio. Lo dico io che non sono juventino. Allora, quando si dice si gioca bene, cosa intendi si gioca bene? Per gli esteti? Comunque ieri ho visto un grande Napoli anch'io contro la Lazio. Anch'io l'ho visto, ma non si può fare il paragone. Ho fatto con una Juventus, grossa impressione. Ma non si può... Allora, ti ripeto, tanto io... a me il Napoli piace, per l'amore di Dio, piace più della Roma, però dico ahimè,
perché devo mettere, eh sì, devo e metterlo, gli tocchi, sì, tasto la Juventus personale. È ancora irraggiungibile per il Napoli, perché gioca meglio del Napoli, inutile che si dica di no. È più forte, credo. E gioca anche meglio. Però la stamattina sempre Prandelli ha detto una cosa, ha detto che la Juve è l'unica società non in Italia... Detto, non lo ha detto Prandelli, perché no. Prandelli non è così fesso. Prandelli ha detto, ho sentito per di sfuggita, che l'unica società che ha un progetto sportivo in Italia è la Juve. Per me non è vero. È la migliore società, ma non è l'unica società che ha un progetto sportivo. E lui parla di campo di proprietà, di stadio. Vincono perché sono gli unici ad avere un progetto sportivo e non solo... ma a me è sembrato un po' azzardato. Sono i più bravi. No, fatti un giro a Torino, vedi cosa stanno facendo. Allora, non voglio dar ragione a Causio per forza, ma ha ragione Causio. Ma insomma, allora, come non voglio dare ragione? No, perché sembra... Sembra, prima ho litigato con lui che adesso voglia fare... No, ma ha ragione lui. Guido, come con te non si può mai litigare. No, tanto. Esiste. Ha ragione Franco. La Juve in questo momento, domani non lo so, in questo momento magari avrà, in qualche volta sarà fortunata, a volte avrà magari, come si dice, un aiutino dall'arbitro, ma un po', Guido, tutto, che può spendere 90 milioni per prendere ha tutto, più delle altre, anche, allora non anche sportivo. Ha un po'. Vabbè. Tutto. Domani chiaramente diamo per l'aspetto le caccia 90 milioni per i guai che vince le partite. Marina, è un discorso che va molto vicino all'Udinese, questo, perché la Juventus è organizzata anche fuori dal campo. Certo. Adesso sta facendo un bravo, come si chiama il J-Med, già finito tutto, e ha uno stadio di proprietà. L'Udinese nel suo piccolo, da provinciale, stanno girando le voci. La risposta che devo dare al mio direttore qua: 90 milioni la Juve li ha presi, il Bayern fa peggio della Juve, il Barcellona fa peggio della Juve, il Real Madrid fa peggio della Juve. Se vuole un giocatore va, paga la clausola e lo porta a casa. No, ma io mi tiro sul cappello. La Juve è la prima volta che ha fatto questo. Mi tiro sul cappello davanti. Quindi, a lì, però credo non siano gli unici, credo sono tante società che hanno un progetto, poi magari applicarlo. Il progetto ce l'hanno tutti, però non tutti. Non la Juve rispetto a tutti coloro che hanno un progetto ha un qualcosina in più in tutte le cose. Secondo me adesso il progetto sportivo non può essere solamente sportivo, il progetto di un club ad alto livello ormai. Però quando c'era Bellelli alla Juve non era una vita tutto. Fa, non era una questione, ed era sempre Marotta. Era diverso. Capisci? Non parliamo di Marotta. Ma in Italia siamo partiti più tardi. Perché se stiamo andando all'inseguimento di tante società, però... pensa che, guarda, allora, due anni fa, parlando con Gino Pozzo, che praticamente è un conoscitore del calcio internazionale, io dico veramente, parlare con lui, dovresti chiamarlo in trasmissione ogni tanto e sentirlo, perché è veramente è piacevole ascoltarlo, veramente, quindi sì. Invitiamolo. Lui diceva che praticamente le società italiane due anni fa, adesso la Juventus ha recuperato a livello di fatturato eccetera, ma arrivavano sì e no a livello del Galatasaray non è propriamente il massimo come potenzialità economica, come potenzialità di sviluppo. Il Galatasaray sarà la ventesima società in Europa. Quindi dobbiamo recuperare tutto quello. Adesso stanno recuperando. Piano stanno recuperando. Però vedi, però dopo la Juve c'è un baratro a livello di recupero nei confronti delle più grandi d'Europa. Per me l'Inter non è lontanissima, sai Guido? Se trova un po' di... Per me l'Inter è la grande potenzialità. E non dico ma non bastano le potenzialità. Non bastano le potenzialità. Sì. Molto, perché quelli... Non bastano le potenzialità. Guardiamo qua Udine, ci sono potenzialità. Chiare. Io sto parlando di una provinciale come l'Udinese. Sì. Non bastano le potenzialità, serve organizzazione, conoscenza, sì. Competenza. Servono tante cose. In questo momento all'Inter ci sono potenzialità, ma c'è una società che è latitante perché non si sa chi comanda ancora. Sì, c'è il cinese là, che fino a quando non si incazza, ma mi sembra che sia... Sono con la strada o no? Hanno sbagliato una stagione perché sono partiti a ottobre, a novembre, quando dovevano partire a luglio. Quindi l'Inter ha perso una grossa occasione, non dico per essere alla pari della Juventus, ma per poter dire... Lo chiamo per andare in Europa, in Champions. Siamo pari alla Roma, a Napoli, no? Ecco, per essere alla pari del Napoli e in questo momento questi errori soltanto la Juve ne fa. La Roma cerca, ma la Roma non ha le potenzialità economiche, per esempio, della Juventus. Il Napoli idem, perché De Laurentiis, tanto di cappello De Laurentiis, che a me piace, sarà antipatico, ma a me è anche simpatico, che comunque per la gente è antipatico. Lui guarda soprattutto il bilancio e con Napoli, che ha un bilancio in attivo, ha fatto anche una signora squadra.
come dai tempi di Maradona non succedeva. Quindi complimenti al Napoli, ma mi spiace dirlo ai tifosi partenopei, il Napoli, che io reputo al momento la seconda squadra italiana, è ancora troppo distante dalla Juve. Tra l'altro da casa dicono che sentono profumo di quelle 7 vittorie consecutive, che tra l'altro, se non erro, erano 8, della gestione Guidolini, quella cavalcata per l'Europa, però insomma adesso arriva davvero un esame interessante, perché punto di cui anche solo allungare il risultato utile. Franco, fanno una domanda sul tuo preferito, su Zapata, se pensi che possa arrivare. Beh, io credo che il Napoli abbia questo sogno, purtroppo. Marina, il Napoli ha un bel assegno di 15-20 milioni belli in mano con questo giocatore, con quello che sta facendo. Io credo che, non so se la società ha intenzioni oppure di tenerlo, io molto difficile, Pietro, quindi che rimanga qui. Come? No. Sospira Pietro. No, perché no, non è facile. Devo dire la verità. No, solo la verità. Vai di verità, Pietro. Oddio, il problema non è, cioè, secondo me Zapata, cioè io ho saputo che non verrà confermato, cioè non potrà essere. Ma perché non puoi neanche economicamente ho saputo quanto hanno offerto il Napoli al Napoli cinesi. Bravo, a gennaio. Bravo, ecco, quindi è impossibile. Mi sono avvicinato con la serie. Hanno offerto 18 milioni di euro. 15, io avevo esagerato, l'avevo scritto 20 milioni. Quindi, so che c'era questo. Io avevo detto 15-20. Dopo ovviamente tra le due società, tra l'Udinese e il Napoli, c'era un accordo, come si dice, gentleman. Gentleman's agreement. Anche perché c'era anche un riscatto da pagare intorno, non so, adesso si dice intorno ai 2 milioni, insomma comunque bisognava togliere da questi 18 milioni. E allora il Napoli, che sa che lo riporterà a casa a giugno, ha detto, beh, allora valuteremo l'offerta. E chi mi ha detto e chi dice che Zapata non possa anche essere utile al Napoli il prossimo anno? Questo perché sta facendo miglioramenti notevoli. Beh, dopo quello che hanno speso con Pavoletti, 18 milioni di euro. Quelli sono soldi non far, per non farlo giocare. Sono soldi buttati via quelli. Ragazzi, sono soldi buttati via. Lì ha ragione, il presidente. Che... Eh? Non penso ragione, ma io penso anche che l'Udinese, Franco, stia già cercando un attaccante. Probabilmente l'avrà già anche cercato. Io penso che ce l'ha già. Io penso che ce l'ha già in mano. Sta sicuramente. Già poi ricordatevi che comunque, vabbè, Franco, c'è anche le per lasagne il Napoli, ti dicevo, che hanno sbagliato preso. Paoletti, però voglio difendere De Laurentiis, il presidente più bravo è quello che sbaglia di meno, commette anche lui come dei errori, per l'amor di Dio. Ha sempre ragione chi sbaglia di meno. Certo. Qua sappiamo. Assolutamente. E ci vuole anche una buona dose di parola, la parola di? Playoff? Ma perché no? Eh beh, sì, ma Davide. No? Scusa, ma perché no? Ma fatto l'assist. Punto, scusa, bravo, grande barone, tu eri un uomo assist. ma finché la matematica non dice il contrario, scusa, giusto. Ma hai visto che ti ha scritto che sei un grande uomo di sport che vive di emozioni, ma ti ha già fatto le domande. Di tenere aero coie. Tenere Okoye, prendere un pivot. Sa lui cosa fare. Ma Okoye stiamo parlando. Io credo che il messaggero domani faccia anche qualcosa, mi ha chiamato Tony prima. Ieri comandata la festa. Bene, bene, adesso si è comportato bene. Regolare. E ha fatto, oggi è il suo compleanno, ieri ha fatto una festa e non si può dire, vabbè, insomma, un posto. Vabbè, ci andiamo spesso. Al Conti Carmagnola. Sì. E lui vuole venire a stare a Udine, sta bene, quindi perché no? È un giocatore che secondo me non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Io lo vedrei bene a giocare a Carnera. E può essere, può essere, anche se devo dire la verità. Te lo aprono le carnere? Sì, lo aprono, lo aprono. Però lo aprono? Sì. Oh, questa è una notizia. Lo aprono. Questa secondo te perché questa, la c'è? Però ieri ti ho visto con l'occhio l'angolo. Andavi da tempo. No, lo aprono, però, a tempo. No, lo aprono, però ecco, sono delle immagini di un palazzo che ci rimarrà nel cuore. Lo riaprono. Abbiamo creato un ambiente incredibile, stiamo benissimo. Guido, tipo lo riaprono per prendere aria, no? No, ma è anche piuttosto bello adesso, sono stato l'altro giorno. È anche piuttosto bello, questa è una schiacciatina di Fall. Hanno cambiato i colori dentro, no? Sì, hanno anche dipinto dentro il muro, cioè adesso è a posto, bisogna semplicemente... Sì. Riempirlo. Io penso che Davide, che è un po' come l'Udinese, così faccio un parallelo, tenere Okoye, bisognerà vedere un po' anche dal piano di sopra, quelle che magari sono società che hanno un po' coro, o che ingaggiano, possono offrire se gli piace allora, come giocatore. Il problema è che guarda che schiacciata che ha fatto qua, mamma mia. È un ragazzino saltucchia, guarda che roba, questo è bravo, molto Mastrangelo però, guarda la testa sopra, poi ha un colpo di testa con la palla. Sì. Però guarda, lui è un giocatore cotton hockey, tu sai cosa vuol dire, c'è anche un passaporto che gli permetterebbe di giocare da comunitario in A1. Equiparato qui da comunitario. Però lui, io parlavo con il suo agente ieri sera, tanto non svegliamo niente di nuovo, bisogna scegliere, come un po' Zapata secondo me, preferisci fare il cambio in A1, giocare 15 minuti o fare il titolare dove ti adorano.
Guarda, a livello economico cambia poco, sai, quello che diamo noi, quello che non cambia molto. È un problema di minutaggio, di essere protagonista. Se ieri posso, 33 minuti in campo. Se posso ricordarvi qualcosa di tecnico della pallacanestro, però io gli consiglierei di giocare il piano di sotto, perché mi sembra più un all round lui, come si dice, un giocatore che può giocare in diverse posizioni. Secondo invece in A1 sei un po' più specializzato. Secondo me, Pietro, lui può diventare un buon giocatore di A1, ma gli serve un anno. Lui quest'anno ha avuto... Per capire dove giocare, dove avere... Lui quest'anno ha giocato solo da 3, no? Quando me l'hanno presentato e l'abbiamo preso quest'estate, mi dicevano, ah sì, bravo, prendilo, perché molti mi dicono, ah, Weidmann, siccome è vero colpo, è stato questo, perché è arrivato un po' sotto traccia, tutti mi dicevano un 4 che può giocare 3, lì è stato molto bravo Lardo invece a lavorarci, fatto 3, però fatto il 3 sotto. Da una mano, però l'attacco gioca da 3, poi da una mano va sotto in post basso, magari se la gioca, ma gioca da 3. Comunque Davidu, dimmi, gran bella stagione. No, bellissimo. Mi chiedono se arriverà uno tra Candussi e Maganza, perché... gente, quindi significa, vedi che vanno avanti, perché significa che allora a lungo potrebbe prendere l'italiano, potresti prendere delle guardie ancora straniere. Vedi quella, che vanno avanti questi ragazzi. L'idea dipende da lungo italiano. Beh, Maganza l'abbiamo visto bello. Ieri. Ma siamo noni sicuri e adesso, come diceva il Barone, abbiamo due partite contro due squadrette, Treviso e Fortitudo. Però ragazzi, noi andiamo sabato sera in contemporanea a Udinese-Napoli, andiamo sabato sera al Palaverde, che per noi basketari è un palazzo. E andiamo a giocarcela con un obiettivo. Cioè, andavo a vedere giocare ai tempi Pitti, con la macchinina. Ed è sempre pieno il Palaverde, sono 6-7 mila persone. Ragazzi, andiamola. Come sarà sempre pieno il Carnera, no? Si apre allora? Si apre? Allora, le notizie che ho io... speriamo di sì, cioè è finito Guido, adesso deve passare Ho sentito, guarda, negli ultimi 3 anni si apre, tante volte, perché lo faccio la domanda? No, stavolta, in effetti, no, hai ragionissima, purtroppo. Si apre, è vero che si apre in questo caso perché? Perché dato che ci vado ogni giorno... Devo dirti che adesso... apre mica. No, beh, quasi. Ho anche le chiavi, però abbiamo anche tagliato... parlo al plurale. Anche tagliato l'erba in giardino. È presentabile. Adesso devo dire che ci allora siamo. Si apre. Tornerò a distanza di 47 anni. Si apre in Carnera, si chiude la mia parte. Ma non è vero di 47 anni. Se venivi sempre alle palestre. Alla Snyder sei sempre. La prima volta ho messo dentro la manina e il piede. Sarai il nostro ospite ogni domenica. Il giorno dell'inaugurazione che c'era una... Ovviamente, essendo intitolato a Carnera, un incontro di box, 6.000 spettatori, quella volta potevano entrare anche... Adesso no! 6.000 spettatori, c'era il campione del mondo Carmelo Bossi contro Battistuta di Udine. E finì per fuori combattimento per una ferita. Vabbè, stiamo parlando... Scusate, è micidiale. Stiamo parlando... Parte un nuovo format qui, eh? I pugili, i grandi pugili. Però io ti dico, sempre che dico che la apriamo sicuro, perché mi hanno affibbiato e le ho prese. Le finali nazionali juniores anche quest'anno. Quindi, caro Pietro. E quindi ho chiamato l'assessore, lo apriamo per il 10 giugno? Sì, allora le prendo. Latina. Poi il presidente Petrucci mi ha chiamato e mi ha detto, guarda che Latina non ce la fa, ti tocca prenderle. Io ho detto, ma ti tocca, va bene. Si fa. Obbedisco. Si fa. Però, insomma, quindi, devo dire che, non perché qua, Davide, eccetera, devo dire che grazie alla sua attività negli ultimi anni siamo tornati a essere, pur avendo magari meno realtà dal punto di vista così di club o di società eccetera, e un punto di riferimento come terra della pallacanestro, no? Proprio perché vengono ospitate un mucchio di manifestazioni durante l'estate a livello giovanile, si vedono anche delle vai con curiosità a vedere insomma magari i giocatori del futuro. Hai detto una cosa sacrosanta, terra di basket. Nel 60, Franco, ma nel 70. Ma il quintetto italiano, i 10 italiani, avevano 5 della nostra regione. Ma anche quando abbiamo vinto erano le Olimpiadi d'Atene, 5 su 10 erano della nostra regione. Qualche friulanino anche. Ma anche a Parigi, abbiamo vinto loro a Parigi. Da Pascolo, comunque, la nota positiva di Milano, di Euroleague, che sono arrivati ultimi, però Pascolo è stato bene. Abbiamo altri due giovanotti, Friulani e Cremona, Mian e Gasparo. Mian è un nostro ragazzo. Antonutti gioca ancora. Poi chi mi manca ancora? Ecco, più che Maganza e Candussi mi aspettavo tutti. Ma quella volta veramente c'erano Antonutti. Terra di basket. Devi pensare che non era in nazionale ancora, ma stava uscendo alla grande Nino Cescutti. C'era Vittori, che lui conosce bene. C'era Canna di Gradisca di Sonzo. C'era chi io chiamavo quella volta la nostra regione, Calebotta, che era il giocatore più alto in Italia, che era un fiumano, un dalmata. Dalmata.
Quindi c'erano c'era Pieri, che era di Trieste. Sì, Pieri. Quindi il basket regionale, c'era Tonino Zorzi, che non era ancora nella nazionale, ma era un grande giocatore. Grande giocatore. Il mio allenatore alla Rea, lo saluto se mi guarda. La vogliamo chiudere con una battuta da casa? Sì. L'apertura del Carnera sembra il closing del Milan, Gianni. No. Che ci sta, ma qui però... ma ha ragione. Ha ragione. Però io con ottimismo dico che ci siamo, ragazzi. Allora, si apre il Carnera e fa il closing il Milan. Però con una lacrimuccia dico che chiudiamo Cividale, è un peccato. Poi se no basket, Pietro si emoziona. Ma comunque vedo che ci stanno a parlare di Dejan Fred. Sì, comunque vedo che ci stanno seguendo, quindi che ci facciano domande, no Stefano, che dopo alla fine sono attentissimo. Vedo che stiamo andando a lotta libera, Franco. Risponderà il barone perché... No, però, io credo che a questo 70. Punto bisognerebbe parlare di questa straordinaria Udinese. Esatto. Perché abbiamo esaltato il basket, abbiamo esaltato Napoli, abbiamo esaltato i cestisti del 60, abbiamo esaltato tutti. La casa c'è anche esaltata. Tra l'altro, guarda, perché ci hanno detto Ciacarin di Udinese. Ciacarin di Udinese, adesso però insomma è un po' di cultura, che dispendiamo perle di saggezza. Guarda che bellissima questa grafica, che giustamente... Sono più alta di te, volevo dire. Chiedo bene alla regia, me l'ho dimenticato. Sì, ci fermiamo. Di me, i tacchi. Torniamo tra poco. Barone, si dice Seculin o Seculin, che se lo chiedevano tutti domenica sera contro la Juventus. Si dice Seculin o Seculin? Seculin, no? Seculin, secondo me. Seculin. Seculin. Il portiere? Sì. Sì, sì. E non mi credevano. Io ho visto una puntata di Transformati in cui c'era la ragazza, diceva sono la ragazza di Seculin, mi ha detto di Seculin. Ma io, se me lo dice il barone, ci credo, se no, a questo punto. Se mi dice che esistono le fatte, ci credo. Pubblici. Seculin.